Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a quelli che non mi conoscevano. Iscrivetevi perché qui si parla di arte. E in particolare oggi apriamo una nuova rubrica sul cinema. In questa rubrica parlerò principalmente dei miei registi preferiti in ambito sia artistico sia estetico. E con chi potevo cominciare se non con colui che ci ha fatto ridere attraverso i Monty Python e che oggi dopo 25 anni ci ha portato il Don Chisciotte sullo schermo? Esatto, sto parlando di Terry Gilliam. Un incantatore che veicola lo sguardo, un visionario dell'etereo decadentismo dell'immaginario che inserisce nella pomposità e nella permalosia delle epoche sfarzose l'elemento di disturbo, ovvero soggetti grezzi, rustici, villani e volgari che danno adito alla vergogna e la esaltano fino al ridicolo. Le immagini sconsacranti sono ciò che ci fa ridere dell'arte di Gilliam, poiché ci dà la possibilità di mandare a quel paese i tabù che ogni giorno ci vengono rinfacciati. Gilliam questi tabù li schiaccia con un piede gigante. Allo stesso modo, con questo regista, la bellezza non sta più sulla superficie della pelle, ma si riconosce nell'estetica non convenzionale, sghemba, che si esprime con figure verso le quali siamo attirati, ma non per i lineamenti piacevoli, per la scintilla di follia che sta sotto, per l'eccessiva umanità che sta in quegli occhi. Ogni personaggio che ci presenta Gilliam è vissuto, il suo apice è passato, e ora sta trovando il suo posto in un mondo che l'ha dimenticato. Anche le figure giovani sono ormai disilluse, già cresciute, e si connettono alla nicchia di chi permane invisibile alla società, agli affetti di nanismo, un chiaro riferimento a Jodorowsky, ai gitani, che Gilliam riprende come protagonisti, come i sopravvissuti della modernità, come una tradizione che, seppur morente, resiste alla novità, ancorando le radici in un carro mobile. Quella di Gilliam è un'estetica sporcata dalla sabbia e dalla terra, dai guizzi di colore che spiccano all'occhio dello spettatore, e le scene si riempiono di una strana sensazione morbosa, unita ad una scenografia succulenta. Grazie a questi elementi, Gilliam gioca con lo spettatore, mischiando vari contrasti per vedere chi guarda restare perplesso di fronte alle proprie emozioni, di fronte alla convinzione che non tutto ciò che si prova ha una spiegazione razionale o convenzionale. E questo è ciò che accade nell'uomo che uccise Don Chisciotte, che ti spiazza e ti fa ridere eccessivamente, mentre al contempo ti imbarazza senza motivo e ti meraviglia con tutti i rimandi alle sue opere precedenti. Il vestito rosso di Valentina e le carovane di Parnassus, il cavaliere della leggenda dell'uomo pescatore, l'improvvisa ironia e rottura della quarta parete dei Monty Python e la rottura della quinta, sesta parete nel metterci dentro prima la rottura del muro fra due mezzi, quello della letteratura e della cinematografia che diventano una cosa sola e poi della propria realtà in quanto regista affannato alla ricerca dell'ispirazione, una ricerca che si compie dopo ben 25 anni di riprese e con un bagaglio di sfinitezza. Allo stesso modo, anche in Parnassus, la realtà dietro al film si fa palese, aggiungendo ben 3 attori a sostituire d'un tratto il ruolo di Heath Ledger. La presenza di questi 3 attori ben più famosi di Heath Ledger fanno paradossalmente sentire la sua assenza. Un'assenza che è un elefante nella stanza, poiché fa svanire la loro fama dietro l'aura di ricordo che Heath si è creato, esponendo il vuoto e la rottura che la sua morte ha portato. Guarda, Rodolfo Valentino, James Dean, Lady Diana, ma queste persone sono morte. Ma sono immortali allo stesso tempo. Il bello della produzione di Gilliam è proprio che non tratta la realtà e l'immaginazione come mondi distinti, ma come un'intersecazione, come una potenzialità per le sue visioni
e non come qualcosa da dimenticare per far spazio a fantasie in cui rifugiarsi. Come nelle illustrazioni di Jacek Jerka, troviamo mondi che si connettono con il passato, o meglio, realtà che divengono ciò che sono in virtù di ciò che hanno subito, delle trasformazioni dell'umanità che si riflettono sull'ambiente. Sporcizia e fogli volatili ovunque, dadaismo, tecnologia, per arrivare poi alle sue incredibili animazioni che ci interrompono il flusso dei pensieri e ce lo risucchiano in estasi estranianti. Narrazioni grottesche e bizzarre di pochi secondi scattosi e frenetici, che con lo stop motion e con il loro trasandato look da collage risultano ancora più esilaranti e sciocche, e dunque geniali. Ispirate dalle ricomposizioni di surrealisti come Max Ernst, dalle animazioni di Karel Zeman e dalla morbidezza e fluidità insita nei quadri di Dalí. In ogni sua animazione, cortometraggio o pellicola, Gilliam ci inonda con il profumo della patafisica allo stato più grezzo, ma anche con una profondità devastante che si cela in bella mostra. Si parte dalla costante di facce giganti delle figure bosciane, per passare alle citazioni artistiche reinterpretate come la nascita di Venere, per poi arrivare ai protagonisti delle sue storie. Viandanti fisici o mentali alla ricerca di un appagamento, tutti con uno scopo insito dentro di loro, eppure irrisolto e spiegazzato, come un foglietto accartocciato, abbandonato in un cassetto, su cui sta scritto il senso dell'universo. Forse quel foglietto è proprio uno dei fogli volanti e delle cartacce che riempiono le inquadrature dei film di Gilliam, che viene calpestato come tutta la spazzatura normale. Nel notare tutti questi aspetti, il concetto di collage emerge spontaneo, proprio come nelle animazioni, e ci fa sentire lo stacco fra una ripresa e un'altra volutamente, rivelando che sono esse stesse un insieme caotico di collage, di fantasie insolite e difficili di natura, che coronano perfettamente le inquadrature, dalla penombra giallastra all'atmosfera bluastra degli ambienti futuristici, ai volti deformati oppure esaltati dalla terra di Siena bruciata, che vogliono farti domandare se sia un Cerone palesemente teatrale oppure l'euforia del personaggio che prende posto sulla pelle e si mostra in tutta la sua trasparenza. Particolarmente interessante, e quasi un suo stampo di fabbrica, è la sua scelta di applicare alla scenografia delle piastrelle a scacchi, per velatamente ricordarti che si sta giocando al gioco preferito del diavolo, poiché ogni film di Gilliam è una partita a scacchi. Si subodora come volerti ricordare che è tutto un gioco, sì, ma un gioco che può avere delle conseguenze devastanti per i soggetti in questione. Una partita che provoca e attira consapevolmente il demonio, che rivela l'azzardo e la dipendenza dal rischio, per ritrovarsi faccia a faccia con qualcosa di maligno da scacciare, per scendere a patti, per toccare il fondo fino a vendere l'anima, per poi risalire strategicamente, riuscire a salvarsi e, perché no, fare uno scacco matto. La catastrofe nei film di Gilliam diventa un'emozione, quella sensazione di quando ti senti cadere dalle nuvole, quando credevi che tutto stesse andando bene. È una tragedia che ti legge, è solo una storia sullo schermo, eppure ti pare la fine del mondo. Poi, tutto si risolleva in un modo o nell'altro, per olistico intervento, e tu torni a ridere, pensando a quanto sei stato sciocco e drammatico nel tuo giudizio. Ma dopo tutto, non è esattamente questo che accade in ogni nostra vita? Grazie per aver guardato fino in fondo questo video. Se vi è piaciuto, complimenti a Terry Gilliam e pat pat a me. Ci tenevo a farlo soprattutto dopo aver visto L'uomo che uccise Don Chisciotte, che se non avete visto dovete davvero recuperare. Andate al cinema. Mi sa che non c'è più al cinema, ma non importa, andate lo stesso. Il film oltretutto è piaciuto talmente tanto a me e a Rick che abbiamo fatto un video sul suo canale, quindi se volete recuperarvelo ve lo lascio in descrizione.
Infine, sempre in descrizione vi lascio dei link con i quali potete approfondire l'arte di Terry Gilliam. In particolare vi lascio un video tributo che ho trovato davvero adatto ed è molto bello, in cui c'è una showreel di tutti i migliori film di Gilliam. Infine ricordatevi di condividere il video, ovviamente, e di commentare qua sotto scrivendomi qual è il vostro film preferito di Terry Gilliam. Il mio è Parnassus. Questo era il mio primo video sulla nuova rubrica dell'arte del cinema e ci vediamo al prossimo regista.